Forza Italia che avanza. La sigla del tuo partito, FICA. Sì. Fica. Geniale, sì. Geniale. Sì. È una mia idea. Mi pigli per il culo. No, è un messaggio subliminale. Allora, Un barlume di speranza è una webserie che è nata, ha preso vita 2 anni fa con un pilota che non è ancora mai stato diffuso. E, è una webserie, adesso insomma, l'abbiamo ripresa e siamo al secondo episodio. E quando mi è venuta l'idea ho cercato di riprendere le sitcom americane in generale, diciamo, poi io sono proprio un drogato di serie, cercando di riprendere appunto lo stile della politically incorrectness che c'è appunto nelle serie, una in particolare che però conoscono in pochi, che si chiama It's Always Sunny in Philadelphia. Riprendere quello stile lì e riportarlo, diciamo, in un ambiente totalmente italiano e cercandolo di identificare molto anche nella commedia italiana di una volta. Non faremo parte di nessuna coalizione, sarà un partito a parte il nostro. Cosa ridi? Perché ride? Divertente. No, fa rima, addirittura fa rima. Non è una rima. Non è una rima. Non è una rima. Ma sono sicuro che non è una rima. Ma questo discorso più tardi, va bene? La serie parla di 4 ragazzi che gestiscono un bar, che è questo, poi siamo sul set, e diciamo che si ritrovano, viene lasciato a 2 di questi ragazzi che sono fratelli dal padre dopo la sua morte, viene lasciata una struttura che in realtà era un bed and breakfast, ma loro non riescono a mantenere l'intera attività, e allora ne fanno il bar per cercare di affrontare appunto la crisi e di guadagnare qualche soldo, ma ovviamente a causa della posizione in campagna un po' scomoda, non c'è praticamente mai nessuno, e quindi devono cercare metodi anche un poco etici o da delinquente, proprio di guadagnare qualche soldo qua e là, come viene. Oh, cavolo, ma che cazzo era quello? Quello era fallo, era rigore. Cosa? Mi hai steso, era fallo. Ma non iniziare a lamentarti. Ma sì, cavolo. Ma non rompere, stai zitto. Sì, sì, arbitro raccomandato. Raccomandato. Ma allora, a realizzarla siamo... Allora, io la scrivo, sono regista, attore e poi come troupe abbiamo dei ragazzi della Spidarro di Montepulciano, sono direttore della fotografia Francesco Peruzzi, poi operatore insomma Emiliano Migliorucci, Fabio Stefanucci, Davide Vannuccini, Marco Scalzo... Insomma, siamo tutti ragazzi qui tra Siena e Montepulciano, che in qualche modo insomma, cerchiamo di arrangiarci e di portare avanti con le nostre forze questa cosa qui. No, no, ho capito. Dov'è? Oh, sta arrivando, è qua. Dove devo andare per avere il mio portafogli? Mi raccomando, sorridi. Quindi insomma spero vi piaccia, voi appunto cercate di supportarci in tutti i modi così riusciamo a portare avanti questo progetto, commentate, insomma iscrivetevi su YouTube, venite sulla pagina di Facebook, poi cercheremo, ora è stato sempre un po' più difficile, cercheremo di mettere sempre più materiale di vario tipo, abbiamo qualche idea e niente, l'unica cosa appunto... Cioè noi ci appoggiamo soprattutto sul vostro supporto, quindi insomma aiutateci e la portiamo avanti sicuramente.